Oh, santo. Dobbiamo pregare il Signore affinché questa parola di oggi entri sempre nei nostri cuori. Oh Signore, Dio del cielo e della terra, Signore, che la tua parola di oggi, Signore, che tu ci hai donato, Signore, pene nei nostri cuori, Signore, e porta a compimento ciò per cui tu l'hai mandata, Signore. Perché questo, Signore, perché queste parole dello Spirito Santo, Signore, penetrano fino alla profondità, Signore, sempre di più, Signore. E si possano riposare i nostri cuori e levarci a te, Signore. Guida tu ogni cosa, Signore. Amen. Vogliamo leggere alcuni passi che si trovano nell'Epistola degli Ebrei, capitolo 12, versetto 18. Dice così la parola di Dio. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccare con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo spiro di tromba, né al suono di parole, tali che quanti udirono supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola, perché non potevano sopportare quest'ordine: se anche una bestia tocca il monte, sia lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: sono spaventato e tremo. Leggiamo di cosa si tratta. Qua parla quando nel monte Sinai, leggiamo Esodo, così ci rammemoriamo un po'. Esodo capitolo 19, al versetto 10, e ci accorgiamo di cosa sta parlando. Dice così. Allora il Signore disse a Mosè: va dal popolo, santificano oggi e domani, fa che vi si lavi le vesti, siano pronti per il terzo giorno. Ascoltate, il terzo giorno, perché il terzo giorno il Signore scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne i fianchi. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano dovrà toccare il colpevole. Questo sarà lapidato o trafitto con frecce. Ascolta, animale o uomo che sia non dovrà vivere. Quando il corno suonerà a distesa, allora essi potranno salire sul monte. E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo e quelli si lavarono le vesti. Mosè disse al popolo: siate pronti, fra 3 giorni non avvicinatevi a donna. Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte, si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era all'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore dunque scese dal monte Sinai in vetta al monte. Il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte e Mosè vi salì. Qua è quando ha dato i comandamenti. Dio parlava e Mosè ascoltava, e tutto il popolo vedeva questa cosa, questa situazione, ed ebbe paura perché sapeva che non era santo, sapeva che Dio, se diceva una cosa, quella avveniva. Chiunque si avesse toccato quel monte, se sarebbe avvicinato, sarebbe morto. Oh, animale o bestia, vedete un po', perché Dio è santo. Se noi leggiamo il capitolo 20, il versetto, me lo dico subito, il versetto 18, capitolo 20, il versetto 18 dice così. Il popolo parlò a Mosè, disse: tu ti esaurirai, certamente stancherai anche questo popolo che è con te, per questo compito compiuto, perché ascolta, aspetta, non è questa, ho sbagliato questa. Grazie.
No, guardi, qua quando il popolo diceva, sali tu perché noi abbiamo timore del Signore. Ah, scusate, avevo sbagliato. Avevo sbagliato. Allora dice, ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano. E disse a Mosè, parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Altrimenti avevano paura. Mosè disse a Po, non temere, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore e Dio e così non pecchiate. Alleluia. Perciò tutto il popolo alla vista ebbe timore. Alleluia. E qui negli ebrei è riportato questo, che noi non siamo come quel popolo che non poteva avvicinarsi al Monte Santo. Noi siamo qualcosa di diverso. Continuiamo, abbiamo letto fino al capitolo 21, continuiamo dal versetto 22, dice così. Voi vi siete invece avvicinati al Monte Sina, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle milizie angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e il sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. Badate di non rifiutarvi ad ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono ad ascoltare colui che promulgava oracolo sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Or questa ancora una volta sia a indicare la rimozione delle cose scosse, come di cose fatte perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore, perché il nostro Dio è un fuoco consumante. Alleluia. Cosa voglio dire in questa mattina? Che noi non facciamo parte di quel popolo che doveva avere timore ad avvicinarsi a Dio, ad accostarsi solamente a quel monte e moriva. Noi facciamo parte del nuovo patto. Noi possiamo stare alla presenza del Signore e non morire, perché possiamo chiedere al Signore qualsiasi cosa. Se pecchiamo, possiamo ricevere perdono. Se sbagliamo, se siamo deboli, possiamo ricevere grazia. È importante la differenza di questo Dio meraviglioso che ha fatto per noi. Perché loro avevano timore, non potevano avvicinarsi. Ma noi per mezzo di Gesù siamo stati santificati. Possiamo toccare con lo Spirito la città santa, la Gerusalemme celeste, non una Gerusalemme che si tocca di mura soltanto, ma la Gerusalemme celeste. Possiamo alzare gli occhi e vedere la città che Dio ha preparato per noi, perché il sangue di Gesù sparso per noi parla meglio di quello di Abele. La Scrittura dice che il sangue di Abele grida vendetta, ma il sangue di Gesù parla d'amore e di perdono. Perciò questo sangue versato sulla nostra vita ci ha portato la salvezza, ci ha concesso il perdono. E noi possiamo toccare questo cielo, possiamo toccare questa città celeste, nello spirito, noi la possiamo anche vedere, possiamo vedere miriadi e miriadi di angeli che stanno davanti al trono di Dio. Alleluia. E come un giorno sperare che anche noi possiamo stare lì, alla sua presenza, perché col sangue di Gesù noi possiamo vederlo già da ora, cosa ci sta aspettando. Alleluia. Non dobbiamo avere paura. E se se il Signore ci punisce, se il Signore ci guida, se il Signore ci fa, è perché noi possiamo raddrizzare i nostri passi per poter stare in quella via che ci porta al cielo. È importante santificarci, è importante conoscere come siamo davanti al Signore, chiedere sempre al Signore se cosa stiamo facendo, se stiamo camminando soltanto con i nostri pensieri, con la nostra religiosità, o stiamo camminando veramente nello spirito, cercando veramente il Signore, la santità di Dio nella nostra vita, rinunciando a tutto ciò che non va bene.
se abbiamo amarezza, se abbiamo mancanza di perdono o altro, tutto quello che noi abbiamo, lasciamolo nelle mani del Signore, che Lui lo trasformerà, lo farà in modo tale che noi possiamo essere sempre, entrare nella profondità sempre di più del Signore, perché se il Signore ci fa vedere ciò che in cui siamo è perché vuole che noi entriamo nella profondità di Dio, alleluia, in quella profondità dove possiamo avere gli occhi e le orecchie aperte nello Spirito, alleluia. È importante che noi, perché il Signore ci ha concesso grazia, è per questo che è venuto Gesù, non soltanto una religiosità, non soltanto un modo di essere, una conoscenza biblica o delle leggi, ma una vera profondità, un camminare con Cristo che ci aiuta e ci santifica, perché senza la quale non possiamo vederlo. Alleluia. Lui ci corregge in modo perfetto, con amore. Non è una persona, un re di questo mondo, e qualsiasi cosa decide, tu vai a morire. No, lui dice: papà, aiutalo, di sicuro si pentirà. È importante che noi ci pentiamo mentalmente davanti al Signore e saremo di nuovo liberi, perché questo è il vero patto del Signore, la nostra libertà dai nostri sbagli, perché certamente in questo cammino possiamo cadere, in questo cammino la polvere ci toccherà i piedi e dobbiamo scrollarceli questi piedi, questa polvere dei nostri piedi. È importante camminare nel Signore, perché la via al cielo è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di stupendo, qualcosa che nessuno ci può dare e nessuno ci può togliere, ma soltanto noi, se noi siamo disubbidienti e diciamo no a questa meravigliosa vita, a questa meravigliosa salvezza, soltanto noi possiamo dire: Signore, no, non mi interessa. Allora sì, che allora perdiamo la nostra vita, il nostro cammino nel Signore. Ma se sbagliamo, non importa, se andiamo al Signore con la nostra umiltà, con il nostro amore, non importa, abbiamo difficoltà, ci sentiamo deboli, ci sentiamo oppressi, qualsiasi cosa ci possiamo sentire, non riusciamo a trovare la libertà del cuore, andiamo al Signore, perché il Signore è venuto, ci ha aperto gli occhi che noi possiamo toccare il cielo, noi possiamo toccare il cielo, possiamo toccare la Gerusalemme celeste e trovare grazia, qualsiasi situazione noi ci troviamo, perché non siamo là, che non possiamo toccare, come gli israeliti nel deserto. Il Signore l'ha messa alla prova anche per noi, ma noi possiamo toccare la Gerusalemme celeste. È importante capire questo, affinché la nostra vita sia sempre più profonda, non sia soltanto una religiosità o un sapere, ma un qualcosa di profondo. Gesù, quando è venuto, cosa ha fatto? Ha rivoluzionato il mondo, ha scosso le cose. Leggiamo il verso 26, dice così: la cui voce scossa allora la terra, e che adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Or questa ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistono quelle che non sono scosse. Alleluia. Gesù, quando è venuto, ha scosso ogni cosa, ha fatto tremare il cielo e la terra, non più come erano abituati prima, ma qualcosa di nuovo era entrata, qualcosa di nuovo era sceso sulla terra. E Gesù ha rivoluzionato, era un rivoluzionario. Cosa significa? Fare delle cose diverse da quelle che già ci sono. Ha scosso ogni cosa. Alleluia. Ha scosso il cielo e la terra. Ha tolto ogni la religiosità. Parlava che indicava, faceva vedere la via. Ha detto: io vi sto promettendo cose migliori. La mia vita la dono per farvi cose migliori. C'era chi ascoltava e chi no, perché erano caduti nelle abitudini, nelle abitudini della legge, nella religiosità della legge, non erano più scesi nella profondità con Dio. Alleluia. Ma Gesù era venuto, ha scosso ogni cosa per poter fare qualcosa di migliore. E così, Signore, quando noi ci abbiamo scosso, ha scosso in noi ogni cosa. Tutto quello che conoscevamo non c'è più. Ci siamo messi nelle mani del Signore. Ha fatto una cosa nuova nella nostra vita e continua sempre a farla, perché il Signore ha scosso. E quando viene Lui che ci vuole guidare, scuote ancora, ci scuote, dice: ah, cosa state facendo in questo momento? In cosa state facendo? Non state fermi, non state lì nella vostra modo di essere. Ci viene, ci scuote, dice: no, muovetevi nel Signore, muovete nel mio spirito, lasciatevi guidare, che io vi porterò in quella terra promessa che io vi ho dato. Il Signore quello che promette dà, non è un uomo,
il cui magari promette, ma poi c'è qualche cosa, poverino, anche se non volendo non può darcela, ma il Signore promette quello che dà, perché ogni cosa è sua, non c'è nessuno che gli può togliere e dire no, non puoi farlo, ogni cosa è sua, perciò lui quello che promette, e noi possiamo essere sicuri in lui, sicuri e certi nella sua volontà, in quello che noi, diciamo, lui ci sta ad ascoltare. Nessun uomo ci può ascoltare come ci ascolta lui, nessuno, neanche noi stessi ci conosciamo come ci conosce lui. Ecco perché viene, ci scuote e ci muove affinché noi possiamo uscire fuori dalla quotidianità, possiamo essere qualcosa di diverso dagli uomini di questo mondo. Alleluia, è importante, perché lui ci ha dato una vita nuova, un avvenire, una speranza che è l'eternità, e quella è nostra, quella è nostra. Alleluia. Lui ha formato ogni cosa perché quella è nostra, e noi abbiamo vittoria perché i nostri cuori appartengono a Dio, i nostri cuori appartengono al nostro Dio Padre, e noi abbiamo la vittoria. Alleluia. Lui ha sofferto, è stato calunniato, tradito, bastonato, frustato, ed era innocente, e è molto bello per questo, e noi possiamo per un cambiamento radicale in questa terra che aveva tanto bisogno. E cioè noi abbiamo, dobbiamo essere contenti, perché abbiamo ricevuto un regno che non potrà mai essere scosso. Nessuno ci può tirare fuori dal suo regno, perché lui ha vinto ogni potestà delle tenebre. Amen. E ha portato luce. E dove c'è lui, la luce risplende. E si espande, non solo risplende in questo luogo, ma la luce di Dio si espande attraverso i suoi figli e va a toccare fuori, va a toccare dove noi siamo. Alleluia. E questa luce non si spegnerà mai. Perciò riconosciamo il nostro Dio, diamo a Dio, come dice, ci consiglia qua l'autore, dice, perciò il versetto 28, perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante per i disubbidienti. Alleluia. Perciò noi, ricevendo questo regno meraviglioso, siamo grati a Dio, perché Dio ci ha dato qualcosa di prezioso da vivere. Non è qualcosa da niente, qualcosa di prezioso, più grande di qualsiasi cosa noi possiamo immaginare. Perché Dio ci ha reso liberi, ci renderà liberi nel cuore, nell'anima, nella mente, nello spirito, nel corpo. Qualsiasi cosa noi abbiamo bisogno. Cosa abbiamo bisogno? Di guarigione, di liberazione, di aiuto, di sostegno, di gioia. Siamo dritti, siamo afflitti. Noi siamo nel regno che possiamo ricevere. Alleluia. Noi leggiamo in Daniele, quando c'è il re, il popolo doveva parlare al re, il re doveva lo scettro. Allungava lo scettro e diceva che tu puoi andare a parlare. Ma qui non ci abbiamo bisogno che Gesù ci dice ogni volta che abbiamo bisogno lo scettro. Noi siamo liberi di andare quando vogliamo, non quando soltanto un re ce lo dice, ci permette. Noi siamo liberi di andare quando abbiamo bisogno, perché Dio è con noi momento per momento. Amen. Non è un Dio che si stanca e dice no, oggi non posso fare, oggi sono in vacanza, ti risponderò domani. No, il Dio è con noi momento per momento, perciò ogni qualvolta abbiamo bisogno allunghiamo noi la mano e il Dio ci risponderà. Amen, sì, Signore. Perciò siamo riconoscenti a Dio per quello che ci ha dato, siamo riconoscenti a Dio, camminiamo nelle sue vie e sicuramente noi lo vedremo già da ora, vedremo la città celeste già da ora, sentiremo gli angeli che cantano la sua presenza, perché noi stiamo camminando col Signore. Perché per i disubbidienti sarà un fuoco consumante, ma noi siamo di quelli che cercano la volontà di Dio e si sforzano di andare avanti, perché riconosciamo che abbiamo bisogno di Lui, riconosciamo che lo amiamo e riconosciamo che vogliamo stare alla sua presenza. Alleluia. Perciò in questa mattina lodiamo il Signore, andiamo alla sua presenza, dichiariamo: Signore, noi vogliamo stare con te, non ti vogliamo lasciare abbandonare. Signore, noi vogliamo stare con te perché vogliamo vedere la tua gloria, Signore. Vogliamo vedere i cieli aperti sulla nostra vita, Signore. Tienici stretti, andiamo. Lodiamo il Signore con tutto il nostro cuore, non con una lode a fior di labbra,
con le lodi che viene dal nostro cuore, dalla profondità di noi stessi, come il Signore sta entrando nella nostra profondità con tutto il nostro cuore. Apriamo le nostre menti, il nostro spirito al Signore e diciamo: Signore, noi siamo qui, fai di me quello che tu vuoi, Signore. E ascoltiamo, e sicuramente Lui ci guiderà in quel cammino che Lui ha già proposto per noi. Amen. Alleluia.